Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa tracolla perfettamente regolabile che si può, diciamo, scorrere, si può allungare e accorciare a piacimento da poter abbinare alle nostre borse. Un'idea veramente secondo me utile, soprattutto perché non sempre si trovano dello stesso colore con cui abbiamo lavorato la borsa, invece in questo modo la fate voi con lo stesso gordino e non ci sono problemi, è perfettamente funzionante e secondo me dà un tocco anche in più alla borsa, che potete aggiungerla come accessore, tutto che la impreziosisce ulteriormente. Fatemi sapere se questo tutorial vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile. Vi ricordo che se provate a realizzare queste tracolle o altri progetti c'è il gruppo di Facebook Mari l'amico uncinettina e io aspetto le vostre foto delle vostre creazioni. Come vi farò vedere alla fine, la tracolla io l'ho abbinata a questa borsa, ci sarà poi il tutorial anche di questa borsa, l'ho realizzata proprio apposta per questa. Vi lascio al procedimento. Allora, quello che ci occorre per realizzare la tracolla di una borsa sono due ganci a moschettoni, in questo modo belli grandi, con questa apertura qui abbastanza, diciamo, appunto grande, e poi ci serve un passante di questo tipo, che vedete che è un rettangolo con una barra movibile in mezzo, che è questo che ci permetterà la regolazione della nostra tracolla. Vado a lavorarla con del cordino Swan, in questo caso utilizzo un blu elettrico perché è lo stesso colore della borsa a cui andrò a abbinarla, e il tutto andremo a lavorarlo con un uncinetto numero 3,5. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e che troverete anche proprio il kit di questi tre ganci appositamente ideati per realizzare le tracolle. Come prima cosa dobbiamo andare a prendere il nostro filato, fare un cappio e avviare una serie di catenelle. Io ne ho avviate 200 pari a una lunghezza di 1,10 m, che sarà la lunghezza totale della mia tracolla, e quindi sono andata ad avviare 200 catenelle. Arrivati a questo punto faccio ancora una catenella che mi serve, diciamo, per voltare il lavoro, e dopodiché vado a inserirmi nella prima e vado a fare una maglia bassa. Ripeto lo stesso procedimento per tutte le catenelle, quindi alla fine del giro dovremo avere 200 maglie basse. Proseguiamo dunque in questo modo. Allora, una volta realizzato tutto questo giro, maglia bassa, vedete, in questo modo sono arrivata alla fine, vado a fare una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo ancora un giro a maglia bassa, quindi sotto ogni maglia bassa del giro precedente andiamo a lavorare ancora una maglia bassa per tutta la lunghezza. Andiamo ancora a fare un giro. In questo modo. Così. A questo punto dobbiamo prendere qui dove siamo girati sul rovescio, quindi dove c'è questa cucitura è il rovescio della nostra tracolla, invece di qui dove il lato è tutto dritto e bello è il nostro davanti, il nostro dritto. Quindi lo giriamo così in modo che sia il rovescio, e andiamo a prendere un gancio moschettone e l'altra estremità della nostra tracolla. Quindi la mia estremità è questa qui, ci faccio passare il gancetto qui, il moschettone all'interno, in questo modo, dopodiché prendo questo lato e lo faccio rientrare qui così nella mia fibbia, quindi vedete che prendo l'altra estremità, la parte al rovescio, lo inserisco qui sul davanti, in questo modo, e poi lo faccio passare ancora una volta dall'altra parte, ok? Quindi adesso è un pochettino difficoltoso, ma ci passa e riusciamo a tirarlo. Voilà! Ed ecco che questo pezzo ci consentirà di regolare la nostra tracolla. Sarà quello che appunto ci permetterà di allungare e accorciare la nostra tracolla. Io adesso la accorcio un pochettino, vedete, in questo modo,
l'altra colla l'ho accorciata così. Adesso prendiamo questa estremità, prendo questo filo lungo che è quello che ho lasciato prima e vado a infilarlo nel mio ago tirafettuccia così. Vado a prendere il secondo moschettone, vado ad inserirlo all'interno qui della mia parte lavorata e di nuovo vado a chiuderlo, quindi devo fare così e vado a chiuderlo in modo che questa parte sia poi la parte cucita stia sul, abbiamo detto, retro, mentre il resto deve stare sul davanti, ok? Quindi vedete, in questo modo ce l'ho piegato così, quindi adesso sono, mi sono infilata la gotiera fettuccia con questa gugliata di filo che avevo lasciato dalla, diciamo, chiusura finale. Se voi non avete il filo abbastanza lungo, basta che prendiate un'altra gugliata come abbiamo fatto prima e a questo punto andiamo a semplicemente a cucire le due parti per fissare anche questo moschettone. Quindi vedete che andiamo a puntare qui e a cucire le due parti. Anche qui torno indietro per essere sicura di averlo cucito proprio ben bene, stretto stretto, che non mi scappi, che non ceda, quindi ci passo bene due volte. Una volta terminato di cucire anche questo gancetto, facciamo passare le file ed ecco che il gioco è fatto, abbiamo realizzato la nostra tracolla che è perfettamente regolabile, ok? Quindi si può allungare in questo modo oppure accorciare, quindi vedete che scorre e possiamo regolarla come più ci piace, quindi è una tracolla perfettamente regolabile. Con questi moschettoni potete andarla poi a inserire all'interno della borsa direttamente puntando nel vostro corpo borsa, oppure fargli delle apposite asole in cui poi andranno infilati i moschettoni. Questo è a piacimento, io ho già realizzato la borsa che precisamente è questa, questa è la borsa a cui andrò a abbinare questa tracolla, quindi volendo io posso andarla ad agganciare anche semplicemente qui nella lavorazione appunto del mio corpo borsa ed ecco che vado ad aggiungerci la tracolla. Quindi questo è quanto. Spero che il progetto vi piaccia, che sia un'idea utile, secondo me lo è veramente molto, perché può servire veramente tanto di realizzare queste tracolle abbinate proprio alla borsa, quindi con lo stesso cordino con cui avete lavorato la borsa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete video di tipo questo, su altri consigli utili, trucchetti e quant'altro, fatemelo sapere nei commenti così so come regolarmi. Un bacione, ciao!